dove si ho le gambe scoperte, vabbè, in pigiama. Ho appena fatto un video sembrare dato un calcio a una scatola. Quindi siamo qui riuniti per un altro video dello speciale Christmas Challenge. Sì, piano piano sto guarendo, quindi ce la posso fare. Christmas Challenge, per chi non lo sapesse, ci sto sotto nella descrizione che cos'è. È un video al giorno per 25 giorni, 24. In teoria perché il 25esimo giorno sono gli auguri di Buon Natale, basta. Allora, nel Christmas Challenge tratterò questi tipi di argomento, quindi natalizio, non natalizio, eccetera, eccetera. Quindi non trovate solo cose natalizie, quindi se siete già pronti per tagliarvi le vene perché dite, oh mamma mia, tutte cose natalizie, che palle, non ci sono solo cose natalizie. Abbiamo solo chiamato la Christmas Challenge perché durante il periodo delle feste di Natale. Come uso e consuetudine in casa mia si fa l'albero l'8 di dicembre. Spero che l'8 di dicembre vi farò vedere l'albero, se no comunque ve lo farò vedere più o meno il giorno dopo. Comunque, diciamo dopo, o l'8 dopo l'8. Quindi prima non si fa, anche se la mia stanza comunque l'ho addobbata. Ho trovato, grazie a Sefi, alla Sefi, che ve la cito qua sopra, adesso vedrò. Mi ha aiutato con le canzoni natalizie, quindi dal settimo video in poi avrete anche le canzoni natalizie all'interno dei miei video. Perché purtroppo ero disperata, non le trovavo copyright free e quindi adesso le ho trovate. Quindi in alcuni video ci sarà un'intro carina, ci saranno anche delle canzoncine, se non riuscirò a metterle perché a volte non, per fare tutta questa mole di video, perché qua ne ho veramente tanti. Non ci saranno a volte, diciamo, non ci sarà proprio l'editing, perché sennò non riuscirei a fare in tempo. Anche perché ho il canale ASMR, che vi invito sempre, andatevi a scrivere sotto. Sentite un rumore e l'arrutino fuori. Sì, è ancora vivo. Cioè, ovviamente scherzo. Andiamo avanti, se sembro troppo bianca cambio il ring, perché sembro molto bianca. No, così è peggio di prima. Ok, sembra meglio così. Dopo questo cambio di colore passiamo avanti. Allora, ho fatto per ogni video c'è una casellina, come il canale dell'avvento. Questo, se non sbaglio, sarà la casellina numero 7. Dalla settima in poi spero di ci sarà la musica. Poi comunque farò vari video, ripeto, farò vuotini a dei, recensioni, cose ovviamente sul Natale, cose che non c'entrano niente sul Natale. Infatti ora siamo qui riuniti per sentire la routine. No, scherzo. Siamo qui riuniti. Allora, per parlare di, diciamo, delle serie che sto seguendo su Netflix, che non c'entrano assolutamente nulla col Natale. Allora, non vi sto a fare una recensione molto particolare perché non voglio fare spoiler, voglio solo consigliarvi delle. Niente, c'è la rotina fuori. A solo 5 euro c'è la scatola delle pere. Non so se sia la rotina o qualcun altro. Video mi odiano, cerco di fare video, cerco in tutti i modi di fare video, vabbè, comunque. Viste, allora, queste serie TV, molto più vicino a voi, così mi sentirete meglio. Allora, per ora sto seguendo una serie con il mio ragazzo che si chiama The Alienist, scusami la pronuncia. Abbiamo visto già la stagione 1, la stagione 2 la stiamo continuando a vedere, che non è proprio la stagione 2, si chiama The Angel of Dark, scusate se i nomi non li so, ma il computer ce l'ho sotto il ring. Quindi non posso nemmeno visualizzare la serie. Comunque, si chiama The Alienist. È un misto tra il crime, tipo alla Sherlock Holmes, un po' come l'Orient Express, l'assassino dell'Orient Express, e quindi più la Sherlock Holmes, diciamo. È molto, molto carino. È ambientato comunque nell'Ottocento, fine Ottocento, dove c'è appunto questa squadra di tre personaggi, tra cui una donna anche. Che stanno a dirsi a quell'epoca, e un alienista che erano gli psicologi dall'ora, chiamiamoli così, e poi c'è un disegnatore, un illustratore, che è anche un giornalista del New York Times. E molto carino, anche l'epoca di Jack lo Squartatore. Ovviamente sì, c'è qualche crimine, cioè ci sono solo crimini, però non è a livello di un'altra serie che abbiamo visto io e mio ragazzo, che e l'altra che voglio consigliarvi che è Scream. Sì, hanno fatto una serie TV su Scream. Scream è già più come Scream. È molto alla Riverdale. Non so se mai avete visto Riverdale, ma è molto alla Riverdale. Quindi diciamo che Scream è proprio alla fine molto ripreso dal vero Scream.
solo con una versione un po' più Netflixiana, la chiamo io, alla Riverdale, però diciamo che non è così orribile da vedere, però c'è un po' di scene splatter, mettiamola così. Ci sono persone ovviamente che muoiono, perché purtroppo ve lo devo dire, è Scream. Però è carino, a me è piaciuto molto, ci sono visto. Non mi ricordo precisamente quante puntate siano, però ci è piaciuto molto. Sono 2 stagioni, quello sì me lo ricordo, perché la terza deve ancora uscire per via di questa situazione, non so quando uscirà. Però è molto carino, molto bella anche la storia che c'è dietro. Mentre invece The Alienist lo stiamo finendo di vedere, la seconda stagione, che ha un nome, però comunque è la seconda stagione, in poche parole. Circa un anno dopo quello che è successo nella prima. Ed è molto carina perché, ripeto, coinvolge più persone, c'è più intelligenza, c'è più psicologia, c'è anche l'ipnosi. Non è pallosa come Freud. Io ho visto Freud, ma mi sono annoiata, però sono sincera. Io adoro la psicologia, ma mi sono annoiata a morte, vedendo quel telefilm. Invece questo è molto più bello perché è tipo Sherlock Holmes mischiato un po' con la psicologia. Mi ricorda molto Sherlock Holmes in alcuni tratti, molto più intuitivo. Io vi consiglio di guardarlo, si chiama The Alienist. Poi ho iniziato una serie parallela, perché alcune le guardo con il mio ragazzo, alcune le guardo quando non riesco a dormire o durante la giornata, che si chiama Io sono no, non mi ricordo come si chiama molto bene. Io sono noi. O solo noi. Io sono noi. Una cosa, beh, vi metterò poi il nome corretto sotto. Praticamente parla, questo proprio non c'entra niente con le altre due, è molto futuristica, non so precisamente in che anno si è ambientato, ma parla principalmente dei robot. Parla di una grande compagnia di robot che si chiama la Kronos, che cerca praticamente di vincere una gara d'appalto per chi riuscirà ad avere il robot migliore, che praticamente aiuterà il pensionamento anticipato delle persone, cioè le persone a 40 anni smetteranno di lavorare perché verranno sostituiti dai robot. Ovviamente ci sono delle fazioni che sono d'accordo, alcune no. Peccato che questo robot c'è qualcosa che non va, perché viene preso al mercato nero e viene casualmente, diciamo, non dico dato, ma proprio il robot stesso, che è una donna, viene praticamente mandato in una famiglia, cioè lei sceglie da sola di appartenere a una famiglia perché è particolare come robot. Da lì un susseguirsi di eventi, ma è molto bello perché è molto futuristico, c'è le leggi della robotica come in Yo Robot, è molto bello perché appunto c'è un po' di fantasy, c'è comunque dell'azione, non c'è nessuna scena che fa schifo, quindi potete vederla tranquillamente, a differenza di Scream. È molto futuristica, ripeto, molto a che fare con i robot, ci sono massimo alcune scene un po' con dei ragazzini, quindi secondo me è adatta a tutti, la consiglio perché per ora mi sta trovando molto bene. Sono in tutto 16 episodi, se non sbaglio, un po' di più forse, non lo so. Io sono arrivata adesso al 14esimo episodio, però mi sto trovando molto molto bene, mi piace molto, ti coinvolge, molto coinvolgente, soprattutto perché mi piace questa cosa del futurismo, dei robot, c'è dietro cospirazioni, un po' di tutto insomma. E invece l'altra serie che invece ho finito e l'ho guardata prima di questa qua è La Biblioteca della Magia, se non sbaglio si chiama, che invece è molto per ragazzini. Parla di questa ragazza che non sa nulla del mondo magico, un giorno vede fluttuare un libro nei boschi, da quando lo tocca scopre di avere dei poteri. Da lì viene, diciamo, istruita da un professore che praticamente il mondo magico si suddivide in elfi e in fate, poi ci sono anche altri tipi di esseri. Sto cazzo del rotino non serve più. Divenditori ambulanti. Comunque è molto carino perché comunque è adatto anche ai bambini e tutto. Parla appunto di fate, parla di come la magia viene nascosta al mondo umano, di questa libreria magica che ha tantissime cose. Mi ricorda un po' i maghi di Waverly in versione un po' più semplicistica. È una serie appunto molto breve, che però è molto carina, mi è piaciuta per passare il tempo perché sono stata male, quindi ve la consiglio. Queste sono quelle che consiglio, c'è quindi Scream, poi c'è The Alienist, io sono, io no, io qualcosa, ve lo scriverò sotto, scriverò comunque le serie, e appunto la libreria, si chiama La Biblioteca della Magia, che sono tutte molto belle, io mi sono trovata molto bene.
Adesso devo finire ancora col mio ragazzo quella lì degli alienisti, però quella ci piace molto per il semplice fatto che è molto alla Sherlock Holmes, con un pizzico di psicologia. Ve la consigliamo molto. E niente, io vi auguro buone feste con il mio bellissimo capellino. Ovviamente vi consiglierò poi i film anche di Natale, stiamo guardando anche qua, abbiamo visto anche quelli, oltre che anche la maratona di Harry Potter, che attualmente è in corso, quindi non so quando finirà. Ovviamente tutti questi video sono preregistrati, sappiatelo, perché ovviamente sono tanti, quindi per chi me lo chiede, sì, sono preregistrati. E niente, io vi auguro buone feste, scrivetemi sotto nei commenti se quali serie vi stanno piacendo, quali state guardando. Io ve le consiglio queste qua perché sono carine, per gli amanti, ve le consigliate di ogni genere più o meno, perché così almeno c'è un po' di fantasy futuristica, un po' di splatter, crime, tra virgolette, crime psicologia e un po' più soft versione magica anche per ragazzini. Poi altre serie, non so per dirvi perché ne ho viste talmente tante che dovrei fare una lista, però se mi chiedete quale serie vi posso consigliare, ovviamente la più bella in assoluto è La Casa di Carta. Io l'ho trovata stupendissima, stupenda, mi piace un casino. Infatti ho regalato al mio ragazzo, tanto quando vedete questo video avrete già visto il suo, gli ho regalato la maglia della Casa di Carta, cioè con la stemma della Casa di Carta. Continuami con scritto Bella ciao, Bella ciao, 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 con la canzoncina. E ho anche la mascherina, io per colpa di Sara, un'amica, abbiamo visto la serie ed è diventata stupenda. Quindi mi è proprio piaciuta a livello di, diciamo, di trama, tutto. E niente, queste sono le serie che vi posso consigliare, sono quelle che ho visto ultimamente, tranne La Casa di Carta che già tempo fa l'avevo vista, però la consiglio sempre. Se niente, scrivetemi sotto nei commenti quale serie preferite voi, quelle che vi piacciono. Io adesso ne sto guardando di nuovo perché ero ormai rimasta a riguardarmi anche quelle vecchie. Però volevo vedermi di nuovo, visto che sono uscite di nuovo e ne approfitto. Ci vediamo poi in un prossimo video. Vi auguro buone feste. E niente, se voi avete qualche richiesta su qualche video che vi piacerebbe vedere, scrivetemelo sotto nei commenti. Mi raccomando, seguitemi anche sul canale SMR perché usciranno anche dei video a tema natalizio.